Il 27 settembre 1943 è una data fondamentale per la storia recente napoletana, perché in quel giorno comincia la dura, violenta e gloriosa per molti versi resistenza contro gli invasori tedeschi. Era tutto cominciato nei giorni precedenti, una tensione fortissima, legata ai tentativi di rappresaglia tedeschi, al momento in cui essi cercano di portare via cittadini napoletani che vengono portati allo stadio Littorio, l'attuale stadio Collana al Vomero. Ed è proprio al Vomero che cominciano le prime avvisaglie di quella che sarà una resistenza profonda, violenta, grazie anche al fatto che i napoletani erano convinti che gli americani, gli angloamericani, fossero alle porte. Per 4 giorni si combatte e la città paga un duro tributo di sangue. Muoiono circa un migliaio di napoletani a fronte di un decimo di tedeschi. Però la medaglia d'oro dei napoletani per queste 4 giornate, medaglia d'oro alla resistenza, è strameritata, diremmo oggi, perché è la prima città in Europa capace di rivoltarsi contro i tedeschi, contro gli invasori tedeschi. È il primo grande esempio che nasce dal basso, senza una grande organizzazione. Non ci sono partiti politici, non c'è il Comitato di Liberazione Nazionale, ma è proprio la città di Napoli che insorge in maniera caotica, spesso disorganizzata, ma che mostra davvero, in maniera direi forse un po' retorica, ma giusta, quello che forse è uno degli aspetti più positivi di Napoli, cioè questa volontà di non assoggettarsi a nessun tipo di dominazione. E i napoletani quindi per 4 giorni combattono e il 1° ottobre, quando i tedeschi arretreranno e scapperanno dalla città, comincerà una stagione nuova per la città, una stagione anche legata a tutto quello che è stata poi la vicenda della città nelle mani degli americani, ma in una prospettiva nuova di liberazione e di nuovo impulso democratico.